Bene ragazze, ora ordinerò dei bei pantaloncini super corti e un top di pizzo nero. Oh Diana, io voglio un costume da bagno. Ok, quale? Questo. Ok, forse questo è meglio. Sì. Questo mi piace di più. Ragazze, avanti, decidete, forza, che ci vuole, su. Ok, questo. Sì, questo mi piace. Ok. Allora mettiamolo nel carrello. Io invece vorrei un vestito, sì, un vestito. Ok, un vestito, lungo oppure okay, corto? Sì. Ok, corto. Nat, guarda questo, non c'è no, più no, corto. No, mi piace, corto. Okay. Ok, io lo vorrei più di lunghezza media, tipo questo, sì. Diana, ma dobbiamo davvero aspettare per questi vestiti un mese intero? Perché io ho bisogno di rinnovare adesso il mio guardaroba. Laila, ma che stai dicendo? Queste cose saranno consegnate oggi. Laila, lo sai che esiste anche una consegna veloce, vero? Oh, Nat, sei così moderna, lo sappiamo tutte. Giada, ti prego, non urlare nel mio orecchio. Hai bisogno di qualcos'altro oltre al costume. Non penso che metterai solo quello, no? Sì, Diana, mi serve un vestito e dei pantaloni. Pantaloncini. Ok, va bene. E anche un costume da bagno per me. Ok. Nat, questo non è il tuo stile. Nat ha bisogno di qualcosa di più appariscente. Laila, senti un po' chi parla. Bene, ragazze, ho ordinato tutto. Guardate, la consegna sarà tra 2 ore. E adesso? Adesso potremo allenarci. Laila, non mi aspettavo di sentirlo da te. Fantastico, andiamo ad allenarci. Ragazze, andiamo. Il tempo è davvero fantastico oggi. Faremo un duro allenamento di cheerleading e dopo faremo stretching. Sì! Evviva! Accidenti, Patrick, guardami, io sono così bella e colorata e tu sei tutto nero. Accidenti, è terribile. Non lo farò più, comprerò una tuta fosforescente. Non fosforescente, ma almeno non blu. Patrick, voglio andare sul trampolino. Ma non funziona più quello al parco. Aspetta, Patrick, Diana ne ha uno. Ma non ti permetterà di usarlo. Ascolta, ci metteremo d'accordo, andiamo. Oh, sono arrivati i ragazzi. Giada, se sono Bruno e Simone dirò loro di venire più tardi. Perché quando c'è Bruno ti distrai sempre. Ok, va bene, Diana. Laila, ma quando avremo anche noi dei fidanzati? Nat, quest'estate ne troveremo sicuramente un paio. Patrick, Giorgia, sono contenta di vedervi, ma i vostri allenamenti sono domani. Facciamo prima se scriviamo l'orario sulle loro fronti. Giorgia, Patrick, oggi è solo il nostro allenamento. Patrick, diglielo, avanti. Giorgia può saltare sul trampolino? No, Giorgia, certo che non puoi. Ragazzi, aspettate, se diciamo di no a Giorgia non verrà più agli allenamenti, non capite? È vero, e non ci pagherà e non avremo più i soldi per i vestiti. Giorgia, aspetta un attimo. Giorgia, dai, che vergogna! Ci hanno chiuso il cancello in faccia! Patrick, sei un perdente! Bussa ancora avanti! Che aspetti? Bussa! Ok. Ok, Giorgia e Patrick, Giorgia, puoi saltare sul trampolino, ma hai solo 30 minuti, d'accordo? Sì, 30 minuti, non devi interrompere il nostro allenamento. Sarò molto silenziosa! Bene ragazze, quest'estate è nostra! Conquisteremo tutti Diana! Giada e Diana, avete già conquistato tutti! Avete i giocatori di basket e quelli di football! Lasciate che anche io e Nat conquistiamo qualcuno! Ragazze, tranquille, arriverà anche il vostro momento! Proprio così, ragazze, non siete impazienti! Vedrete che avrete anche voi dei ragazzi! Ragazze, non siete impazienti! Mi coinvolgi sempre in queste cose imbarazzanti. Stiamo guardando le cheerleader. Certo che stiamo guardando le cheerleader. Sì, ma se ci vedono penseranno che siamo pazzi. Diana è la mia ex e non penserà niente del genere. Ma è ovvio, meglio che non ci scoprano. Bene ragazze, mettetevi dietro di me. 1, 2, 3. Kev, guarda quanto è bella Diana. Perché dovrei guardarla? Non la sopporto. Di un'altra parola e combatteremo. Fico, e così ci scopriranno. Dai, stai zitto. Uno, due. Come si allenano. 1, 2, 3, 4. Ascolta Diana, forse potrai iniziare ad uscire con Dima, il tuo ex. In fondo non hai bisogno di lui. Io avevo iniziato a frequentare Kev. Lui è così grande, è come un armadio e mi difendeva sempre. Ragazze, siete davvero strane. Perché pensate ai ragazzi e non all'allenamento, eh?
Perché stiamo qui ad allenarci, no? Sì, è vero, ragazze. Pensate solo ai ragazzi. Dovete fare come me, Diana, che ci concentriamo, no? Senti che parla. Sei uscita persino con i giocatori di basket e poi hai rotto con loro e hai iniziato a frequentare i giocatori di basket. Credo che anche tu sia stanca di loro. Nat, non capisco. Da quando ti preoccupi delle nostre relazioni non sono affari tuoi? Sì, è vero. Che differenza fa, Nat? Sono stufa di te da molto tempo. Non farmi arrabbiare. Giada, calmati. Ragazze, davvero, siete già uscite con la metà della nostra scuola e anche con i ragazzi più fighi. Noi non siamo peggio di voi. Ragazze, ma di che diavolo state parlando? Quale metà della scuola? Vedo che siete molto invidiose. Ok, alleniamoci, altrimenti inizieremo a litigare. Uno, due. Guarda come Layla e Nat combattono per noi. Vorrei fosse Diana. Non mi importa se Diana combatte per me. Ma Kev, che c'è? Ragazzi, mi annoio. Dovremmo andare al cinema o al parco. Perché ce ne stiamo seduti qui? Perché siamo delle persone intelligenti, è ovvio. Io voglio un gelato. Io vorrei una macchina, ma non ho soldi. Mary, mi darai dei soldi? Le ragazze non devono comprare le cose ai ragazzi, dovrebbe essere il contrario. Che strada è questa? Non c'è nessuna indicazione. È molto strano, 66. Chi è? Non lo vedi, è un fattorino. Mi interessa solo se mi compra il gelato. Ehi là, ciao ragazzi, siete del posto? Sì, perché? E allora? Niente, stavo consegnando questi pacchi ma mi sono perso. Non c'è nessuna indicazione qui e credo che alcune ragazze abbiano ordinato questi. Ci sono vestiti, costumi da bagno. Oh, costumi da bagno, certo. Qual è l'indirizzo? 66 Long Pink Street. Sapete dove si trova? Ehi, è la casa di Diana. Ha ordinato un bel po' di vestiti. Senti, se vuoi possiamo darlo noi a lei, in fondo è nostra amica. No, grazie ragazzi, questo è il mio lavoro, devo consegnarlo io stesso. Dov'è? Beh, sei arrivato, amico. Questa è la casa, il cancello è più avanti. Beh, quando Diana verrà dal fattorino possiamo chiederle dei soldi per il gelato. Siete stati così gentili ragazzi, grazie. Alla prossima, ciao. Noi dobbiamo starcene qui senza soldi per il gelato? Sì, e loro ordinano costumi da bagno, abiti. È terribile. Guarda che scemo! Prendiamogli il berretto! Ed è arancione come piace a me! Scusa, chi sei? Sono un fattorino, ho portato i pacchi. E per chi sono questi pacchi? Sono per Lady Diana. Dammi, sono il suo ragazzo, glieli darò io. Sì, esatto, vai via di qui. No ragazzi, mi spiace, questo è il mio lavoro. Consegnerò i pacchi per Lady Diana a mano. Stai saltando tanto, Patrick. Due. Ragazze, deve essere il corriere! Sbrigati! Andiamo! Kev, l'allenamento è finito! Esatto! E così ce ne andiamo da qui! Non ho guardato abbastanza! Tu mi stai facendo impazzire! Vorrei guardare Diana per sempre! Andiamo! Ragazze, ci mettiamo i vestiti nuovi! Stasera andiamo al club, che ne dite? Sì! Farò una sorpresa a Bruno! No, Giada, né Bruno né Simone, stasera ci andiamo solo noi, una casa tra donne, ok? Ok, Diana. Layla, hai sentito? Vanno al club senza fidanzato. Nat, mi raccomando, dobbiamo essere le prime se vediamo qualcuno che sì, ci piace. Certo. Giorgia, Patrick, tempo scaduto. Uscite dal teleelastico, sbrigatevi. Giorgia, dobbiamo andare. Patrick, domani torneremo di nuovo, andiamo. Oh, giocatori di basket, siete qui anche voi? Ragazzi, non abbiamo tempo per voi, dobbiamo allenarci stasera. Giada, vieni un attimo. Scusa, che stai dicendo? E tu, dalle le scatole, vattene. Salve, è lei, Lady Diana? Sì, sei il corriere, dove devo firmare? Ragazzi, avete visto? È scoccata la scintilla. Ecco a te, basterà firmare qui. Ok. Ho cercato casa tua per un sacco. Davvero? Era proprio qui? È la mia, questa? Sarò felice se ne ordinerai ancora e ti consegnerò i pacchi ogni giorno. Davvero? Grazie. Io e le ragazze in questo periodo stiamo ordinando delle cose ogni giorno, allora ci vediamo. Scusa, tu, dai i pacchi e vattene, grazie. Simone, calmati. A proposito, come ti chiami? Il mio nome è Max, ci vediamo. Ok, Max, ci vediamo. Diana, cos'era quello? Era Max. Che succede? Quale Max? Perché eri così gentile con lui?
Simone, che c'è che non va? È un fattorino gentile ed educato e mi ha portato dei pacchi, tutto qui, costumi da bagno e vestiti. Non mi piace questo fattorino. Sì, è strano. Ok ragazzi, a domani. Ciao per ora, ciao. Ciao. Dobbiamo prenderlo e spiegargli tutto. Non deve più venire qui. Fermati! Che c'è? Non vi ho dato tutti i pacchi? Non mi importa dei pacchi, non ti fare più vedere qui! Altrimenti niente berretto, chiaro? Guardate che consegnare pacchi è il mio lavoro! È così sfacciato! Ti ho avvertito! Bruno, andiamo! Guardate questi finti eroi! Accidenti, gli abbiamo detto che abbiamo da fare e non possono essere così insistenti. Diana, possiamo portare Bruno con noi? No, Giada, non porteremo nessuno con noi. Saremo solo noi quattro ad andare. Ben detto, perché voi siete sempre con i vostri ragazzi e noi lì a reggere il mucchio. Sì, è vero, non ci piace. Ok, vado a dirglielo. Torna subito. Metti giù le scatole, Diana. Andiamo, Diana. Ragazzi, ve l'avevo detto che... Max? Questo Max è un tipo molto strano. Non era né Bruno né Simone. Diana, beh, stavo tornando a casa e ti ho portato dei fiori dopo il lavoro. Grazie, sei stato così gentile. Senti, fattorino, è già fidanzata, ok? Giada, non ti impicciare, questi sono affari miei, non credi? Diana, che dici? Ti vedrò ancora? Naturalmente, anche per... Diana! Hai detto una cosa tra donne, ti ricordi? Sì. Ok, ma non oggi. Piccina, come vuoi tu. Ok, perfetto. Sei molto romantico. Chiamami con il mio nome, però, ok? Va bene. Ci vediamo, allora. Ci vediamo? Ascolta, non lo vedrai più perché sei fidanzata. Storia finita, andiamo. Diana, non dici che ti sei innamorata di Max? Certo che no, ragazze. Diana, questi che sono? Perché ti ha portato dell'erba? Nat, ma quale erba? Sono fiori di campo, non li vedi? Molto romantici. Diana, è proprio erba. È chiaro che ti sei innamorata di lui? Diana, se torna di nuovo qui, dirò a Bruno e Simone quello che succede, così loro gliele daranno di santa. Ragazze, smettetela, andate a provare i vostri nuovi vestiti. Allora andiamo al club oppure no? Sì, andiamo, forza, andiamo! Sì, adesso vengo. Accidenti, Max è così carino, ma io ho Simone. Diana, smettila. Ragazzi, mettete un like e iscrivetevi al canale. Io vado a prepararmi. Ciao!